Il Sassuolo quest'anno rischia clamorosamente di retrocedere in Serie B. Oggi noi siamo qui per ricostruirlo insieme e per compiere una missione praticamente impossibile. Tra pochi istanti vi spiego tutto, prima però lasciate un bel mi piace per supportare questo progettino e per avere altre rebuilding sul canale nei prossimi giorni. Di che missione impossibile sto parlando? È una cosa che non ha mai fatto nessuno. L'ho pensata ieri sera perché non riuscivo a dormire, quando mi è venuto in mente ho detto no, devo farla. Il protagonista di questa missione è il capitano del Sassuolo, il pischellino che vedete esattamente sotto di me, ovvero Mimmo Berardi. Questa che vedete a schermo è la classifica all time dei migliori marcatori della storia del nostro campionato. Domenico Berardi si trova al 51esimo posto con 122 gol. Oggi non solo andremo a ricostruire il Sassuolo, ma abbiamo l'obiettivo di portare Berardi in cima a questa classifica, quindi segnare più di 274 gol. È una missione impossibile, anche perché Berardi ha 28 anni, quindi non sappiamo ancora per quanti anni riuscirà a rendere ad alti livelli, ma oggi noi siamo qui per provarci. Detto questo, iniziamo subito a lavorare su questo Sassuolo. Inizia ufficialmente la prima stagione e per renderci le cose ancora più difficili, perché io non mi accontento, non faremo calciomercato. Ragazzi, non faremo calciomercato, puntiamo sui giocatori che ha il Sassuolo in casa. L'unica cosa che ho fatto è stata appunto il riscatto di Kumbulla, che è in prestito, e l'ho riscattato perché comunque è un giocatore giovane, 23 anni, 75, con un buon potenziale. Lì davanti quindi abbiamo Berardi con 85 di valutazione, Pinamonti e Laurentier. L'unico rimpianto di questa carriera è D'Andrea, un giocatore veramente molto interessante. Ero quasi tentato di vendere Laurentier e provare a giocare la carta D'Andrea, perché ha un potenziale incredibile. Il problema è che comunque siamo con il Sassuolo e incredibilmente il gioco ci chiede la qualificazione a una competizione europea nella prima stagione. Non sto scherzando. Quindi giocare con un 68 poteva essere un problema, anche perché ci siamo indeboliti tantissimo a centrocampo. Infatti c'è Volpato 67, Lipani che fa l'upgrade di 2 diventando un 62 a centrocampo, Boloca 74, in difesa Kumbulla, Turato in porta 73, Missori a destra, Flamingo 74, anzi 72, scusatemi, fa l'upgrade di 2, si è messo difensore centrale, e Doig terzino sinistro. Questi sono i giocatori su cui voglio puntare. Non sarà per niente facile, soprattutto all'inizio di questa carriera. Poi, superati i primi 2-3 anni, tutti i giocatori dovrebbero crescere, di conseguenza la squadra dovrebbe poi iniziare a raggiungere traguardi importanti. Ho già fatto tutti gli obiettivi, ho messo tutti i piani di crescita. Berardi è a 122 gol. Non so quante stagioni abbiamo a disposizione, perché ripeto, Berardi ha 28 anni, almeno 7 anni li facciamo, quindi almeno a 35 anni Berardi lo facciamo arrivare. Vediamo poi quello che riusciamo a fare. Vi ricordo che anche raggiungere la top 3 non sarebbe male come obiettivo minimo, 225 gol, oppure raggiungere Francesco Totti, quindi vediamo cosa viene fuori. Non ci resta allora che iniziare ufficialmente la prima simulata. Ci vediamo direttamente il 1° gennaio 2024, perché aggiorneremo il contatore di gol 2 volte, a gennaio e alla fine di ogni stagione. Siamo quasi arrivati a gennaio e non ho pensato ad una cosa, ovvero la possibile retrocessione in Serie B, perché stiamo andando veramente male, porca miseria. 1° gennaio 2024, andiamo subito a vedere la classifica a pelo, ragazzi, a pelo, 16-15, mamma mia. Con la squadra che ovviamente piano piano sta crescendo, Berardi è un 86, andiamo subito a vedere quanti gol ha segnato. È il miglior marcatore, 9 reti, però bisogna stare attenti, signori, perché i gol in Serie A sono 7 e non sono 9. Anzi, facciamo così, la grafichina la aggiorniamo sempre a fine stagione, perché poi altrimenti mi confondo con i calcoli, perché poi a fine stagione bisogna toglierne 7 e aggiungere quelli che poi ha segnato nella seconda parte. Quindi facciamo così, aggiorniamo tutto alla fine dell'anno, così non ci sbagliamo. Continuiamo allora con la nostra simulazione, ci vediamo direttamente il 31 maggio 2024. Ultima partita della stagione contro la Lazio, che pareggiamo 1-1. Come previsto, ci siamo leggermente migliorati nella seconda parte della stagione, e infatti, ah mamma mia, porca miseria, per poco
37 punti, 16° posto. Il Lecce è retrocesso con 33. Pensavo meglio, perché comunque ho visto nella seconda parte dei risultati importanti. La squadra è questa, con Turati che forse ha chiesto la cessione, non capisco il motivo. Adesso ci guardiamo. Berardi comunque un 87. Hanno fatto giocare Pegolo. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Hanno fatto giocare Pegolo, 69, 43 anni. Infatti è il pollicione verde sul tempo di gioco. E Turati ha chiesto di essere ceduto perché non sta giocando. Fortunatamente ha ancora 4 anni di contratto. Quindi speriamo che l'anno prossimo, con il ritiro di Pergolo, il nostro Turati riesca a giocare. Comunque andiamo a vedere Berardi, perché ha fatto 21 gol, 21 di cui 19 in Serie A, che sono tantissimi, cavolo, per una squadra che a momenti retrocedeva in Serie B. Pinamonti ne fa 14 e cresce di 4. Laurienté cresce di 3, ne fa 7 con 9 assist. Missori cresce di 8, bravissimo. Doig di 5. Sono interessato anche al nostro Bolpato, che cresce di 4, segna poco e fa anche pochi assist, però l'importante è che piano piano sta trovando continuità nella crescita. Aggiorniamo quindi le statistiche, sono più 19 per Berardi. Classifica schermo, arriva a 141. Adesso il primo obiettivo è raggiungere la top 10 con Alberto Gilardino, Del Piero e Giuseppe Signori, tutti e tre con 188 gol. Questo è il primo step che dobbiamo effettivamente fare. Seconda stagione appena iniziata, sono leggermente preoccupato per la barretta, perché è arancione. C'è Turati che ha chiesto la cessione, come avete visto prima. Questa volta però non abbiamo più il nostro portiere Pegolo, di conseguenza Turati dovrebbe giocare titolare. Speriamo che cambi quindi la sua condizione emotiva. Questa volta l'obiettivo è quello di terminare a metà classifica. Ci vediamo però come sempre il 1° gennaio 2025 per fare un breve recapino e per vedere un po' come sta andando il nostro Mimmo. Siamo arrivati proprio in questo istante al 1° gennaio 2025. La barretta è su eccellente. Andiamo a vedere la classifica. Siamo noni con 26 punti, nettamente meglio rispetto all'anno precedente. Berardi addirittura un 89, sta crescendo anche in Pinamonti 80, Flamingo 78, Kumbulla 79, Missori 74, Doig 81. Andiamo a vedere rapidamente le statistiche, perché Pinamonti ne fa 14, Berardi ne fa 12, quindi di cui 10 in Serie A. Bene, molto bene, non solo sta crescendo a livello di overall, ma sta anche rendendo il nostro Mimmo. Bravissimo, lo sa anche lui che ha un obiettivo impossibile da raggiungere. Però per Mimmo Berardi niente è impossibile. Speriamo solo che Pinamonti non diventi talmente forte da rubare tutti i gol a Berardi, altrimenti lo svincoliamo. Comunque siamo arrivati a metà, non ci resta che continuare con il nostro percorso. 31 maggio 2025, ultima partita della stagione. Con il Genoa vinciamo 3-1, pareggiamo anche 2-2 con l'Atalanta. Chiudiamo la nostra stagione vincendo 5-1 contro il Cagliari. Mamma mia, con la barretta che resta su eccellente. Andiamo subito a vedere la classifica. 7° posto con 62. Questo vuol dire forse Conference League. Attenzione solo alla vincitrice della Coppa Italia, perché potrebbe cambiare tutto. Vince il Napoli. Il Napoli però è arrivato in top 4, in top 5, in top 6, quello che è sopra di noi, quindi noi andiamo in Conference League. Andiamo a vedere la squadretta, perché Berardi è un 90, Pinamonti 80, Laurenti 86. Mamma mia, però ragazzi, tanta roba, perché a livello di overall secondo me non siamo da 7° posto. Ci sono ancora tante lacune, eppure la squadra sta rendendo bene in game. Sono contento, porca miseria. Il capocannoniere Pinamonti che ne fa 24, di cui 23 in campionato. Berardi ne fa 22, di cui 19, ma come prima, anche l'anno scorso ne ha fatti 19. Sempre 19 ne fa. Laurienti è 9, 14, Bolpato 5, 5, cresce di 4. Bene. Aggiornamento grafico con Berardi che sarà quota 160 e si avvicina sempre di più alla top 10 di questa classifica. Secondo me in top 10 ci arriviamo. Anzi, la sparo grossa. In top 4 sono quasi sicuro di arrivarci. Bisogna poi vedere quei tre Nord, Totti e Piola, se effettivamente si possono prendere. Terza stagione appena iniziata, Turati purtroppo è ancora scontento e vuole la cessione. Cioè, vi rendete conto che Pegolo ci ha rovinato praticamente il ruolo del portiere? Boh, cioè io veramente non ho parole. Comunque, questa è la squadretta. L'obiettivo è quello di arrivare in semifinale di Conference League. E attenzione, perché non è semplice. Ci vediamo come sempre il 1° gennaio, così facciamo il recapino del campionato, ma questa volta recapino anche della nostra prima competizione europea. Ovviamente sì, ci stiamo concentrando su Berardi, ma l'obiettivo è comunque quello di vincere più trofei possibili, quindi campionato, Europa League, Conference League e perché no anche la Champions. 1° gennaio 2026, la barretta è eccellente e questo mi fa ben sperare. Questa è la classifica
classifica, siamo quinti con 37 punti, a pari punti con la Lazio e quindi ad un passo praticamente dalla qualificazione alla Champions League. Il che è assurdo perché, ripeto, secondo me sulla carta non abbiamo una squadra capace di lottare per la qualificazione alla Champions. Comunque, andiamo a vedere subito la rosa, perché il capocannoniere Pinamonti che ne fa 13, 10 in campionato, Berardi ne fa 9, 7 in campionato. Va bene, va bene, rallenta un pochettino Berardi a livello realizzativo, però piano piano Mimmo, piano piano, crediamo in te, la stagione è ancora lunga. Per quanto riguarda invece la Conference League, andiamo subito a vedere il girone, perché siamo passati come secondi. Mannaggia, questo vuol dire che ci tocca giocare il turno preliminare con le squadre retrocesse dall'Europa League. Va bene, abbiamo comunque una buona squadra, possiamo farcela. Continuiamo con la simulazione, ci vediamo direttamente alla fine, le partite quelle più importanti le commentiamo insieme. Stagione quasi terminata con la barretta che purtroppo è scesa. È scesa perché siamo stati brutalmente eliminati dalla Conference League e anche dalla Coppa Italia agli ottavi contro il Monza. Adesso facciamo un breve recap, chiudiamo comunque pareggiando 1-1 con il Palermo. Questa è la classifica, siamo quinti con 70 punti, siamo in Europa League. Va bene ragazzi, va bene, uno step alla volta, un passo alla volta. In Conference purtroppo siamo stati fatti fuori dall'Anderlecht agli ottavi di finale perdendo 4-1. Andiamo però a vedere, intanto Berardi 92, andiamo a vedere le statistiche, perché il capocannoniere Pinamonti che ne fa 31, Berardi ne fa 14, di cui 12 in Serie A. Allora, sono preoccupato perché Pinamonti sta rubando i gol a Berardi. Il problema è che non possiamo assolutamente svincolare Pinamonti. Ho un altro attaccante, dovrei avercelo, ho Moro. Moro non è male, ha 25 anni, un 73, potremmo fare ragazzi una mossa incredibile. Mamma mia, svincolare Pinamonti e puntare su Luca Moro per avere come pilastro Domenico Berardi. Mamma mia, cioè veramente dobbiamo far questo? Porca vacca raga, lo facciamo? Lo facciamo? Ah sì raga, si vive una sola volta, porca di quella miseria. C'è di giocatore, sì, fuori, si punta tutto su Luca Moro. Non mi interessa ragazzi, non mi interessa. Berardi deve essere la ciliegina sulla torta di questo Sassuolo. Abbiamo un sogno qui, è uno dei migliori al mondo, però deve segnare di più, mannaggia la miseria. Comunque sono 12 i gol in campionato per lui. Aggiornamento della classifica, 172 gol per Berardi. L'anno prossimo deve essere l'anno della top 10. Berardi, mi raccomando, abbiamo bisogno del Mimmo Prime, mi raccomando. Per quanto riguarda invece le altre statistiche, 7 gol per Laventi e 7 gol per D'Andrea. Anche questo è un giocatore importante, però purtroppo almeno per adesso non possiamo puntare su di lui. Flamingo 5-1, Boloca 4-5. Va bene, quindi stagione terminata. L'ultima cosa che devo vedere è Turati, che niente raga, Turati ha chiesto di essere ceduto, ancora 2 anni di contratto, vale 15 milioni, possiamo cederlo per poi ricomprarlo, per forza raga, altrimenti lo perdiamo a zero. A meno se lo cediamo incassiamo quei 15 milioni e poi riusciamo tranquillamente a ricomprarlo. Il budget comunque non è un problema, sono 42 milioni, siamo anche in Europa League, non facciamo calciomercato, quindi il budget non è un problema. Andiamo avanti e iniziamo la quarta stagione appena iniziata. Ho venduto Turati e l'ho ricomprato, devo rimetterlo però titolare, eccolo qui, 79. Sono solo un po' preoccupato per l'attaccante, perché l'obiettivo che ci impone la società è bello alto, ovvero qualificati per la Champions League, e abbiamo perso praticamente il nostro miglior marcatore. Però noi ci fidiamo ciecamente del nostro Mimmo Berardi 92. Non ci resta quindi che skippare fino al 1 gennaio 2027, così riusciamo a fare anche un ricappino dell'Europa League. 1 gennaio 2027, andiamo subito a vedere la classifica, perché siamo ottavi con 29 punti. La mancanza purtroppo di Pinamonti si fa sentire, è ancora presto però e la classifica è molto corta. Andiamo subito a vedere l'Europa League, perché nel girone siamo terzi, quindi retrocessi in Conference League. Mamma mia, non mi piace questa competizione, becchiamo il Braga tra l'altro. Andiamo però a vedere le statistiche, per favore Mimmo, almeno tu 9 gol per Mimmo, di cui 8 in Serie A, e lui il capocannoniere deve essere sempre così. Tra l'altro a 32 anni ancora margine di crescita, no, guardate, progressi 91. Mimmo Berardi ha raggiunto il prime, quindi d'ora in avanti per lui la strada è in discesa o in salita, cioè nel senso che cala e non cresce. Mamma mia signori, mamma mia. Non ci resta allora che continuare con la simulata, ci vediamo il 31 maggio 2027. Mimmo Berardi non si arrende contro l'età, contro il tempo, contro tutto. Vinciamo ai rigori 5-4 contro il Braga e quindi siamo agli ottavi di Conference League. Vinciamo 4-3 la partita di andata. Non so quanto essere contento di questi risultati, 7-5
5, perché tutte queste partite ci tolgono poi energia in campionato. Guardate, sconfitta con il Monza e sconfitta con l'Atalanta 3-0, ovviamente non è un caso. Becchiamo la Roma adesso, ragazzi, becchiamo la Roma ai quarti di Conference League, perdiamo 2-1 la partita a Roma. Adesso il ritorno in casa con il totale che finisce 4-1, quindi siamo eliminati ai quarti di Conference League. Con la barretta che sta scendendo, dovrebbe essere ancora comunque tutto sotto controllo. Vinciamo 4-2 contro il Lecce, perdiamo con il Milan 3-2 e l'ultima partita contro la Salernitana finisce 2-2. La barretta comunque mi sembra abbastanza in controllo. Andiamo a vedere la classifica, siamo settimi con 63 punti. La Coppa Italia chi la vince? Speriamo la Roma o l'Atalanta, la vince il Milan, di conseguenza noi siamo di nuovo in Conference League con il Monza quarto. Il Monza su questo gioco è buggatissimo, perché più volte nel corso di queste carriere l'abbiamo visto in Champions League dopo 5-6 anni, forse anche meno tempo, incredibile. Comunque Berardi cala, ragazzi, Berardi cala ed è un 91. Andiamo subito a vedere le statistiche, perché il capocannoniere, no, porca miseria, Laurentier. Però Berardi ne fa 14 in Serie A, il totale è 19. Volpato ne fa 14, Moro ne fa 8. Abbiamo perso tanto ovviamente con la cessione di Pinamonti, ma sono sicuro al 100% che con Pinamonti titolare Berardi avrebbe fatto la metà dei gol che ha fatto adesso. E poi va bene così, cioè ci sta. L'obiettivo di questa challenge non è la Champions, però mi piace restare comunque qui a giocarci queste competizioni che di solito non giochiamo mai, perché di solito sì, ci facciamo un Europa League, ma poi siamo subito in Champions e lottiamo per traguardi importanti. Invece stiamo praticamente a cavallo tra Conference ed Europa League, il che è nuovo e di conseguenza mi piace. Aggiornamento grafico, perché Berardi non riesce a raggiungere la top 10, ma è questione di poco, gli mancano solo 2 gol per scavalcare in un colpo solo Gilardino, Del Piero e Signori. Poi sono tutti attaccati, cioè una volta raggiunta la top 10 si raggiunge facilmente anche Immobile a 200, Roberto Baggio a 205, Di Natale a 209, Altafini e Meazza a 216, cioè sono tutti lì alla portata. Quinta stagione ufficialmente iniziata, l'obiettivo che ci impone la società è quello di raggiungere una competizione europea, il che è positivo perché non dobbiamo, diciamo, non abbiamo l'obbligo della Champions League, ma va bene anche un 5º/6º posto, e secondo me la squadra per quella posizione ce l'abbiamo. Ho controllato anche tutti quanti i piani di crescita, ho fatto ogni cosa, non ci resta quindi che simulare fino al 1º gennaio 2028. Facciamo un recappino del campionato e attenzione alla barretta che è rossa, ma dovrebbe essere solo un bug momentaneo. Stavo dicendo, simuliamo fino a gennaio, recappino dell'Europa e del campionato. 5 gennaio 2028, andiamo subito a vedere la classifica, perché siamo, mamma mia, 12esimi, ragazzi, 12esimi con 24 punti. Ma che sta accadendo, signori? Perché siamo crollati così tanto? Cioè, è vero che non abbiamo l'attaccante titolare, però l'anno scorso siamo comunque arrivati in zona Europa. Andiamo subito a vedere le statistiche. Il capocannoniere è Moro, che ne fa 10, Berardi ne fa 8, di cui 3 in campionato. No, Mimmo, no, sei diventato il bomber della Champions. 5 gol dell'Europa, 5 gol in 6 partite. Ma tu devi segnare in campionato, non possiamo svincolare anche Moro. Adesso svincoliamo tutta la squadra finché Berardi non segna. Dai, però non è possibile. Andiamo a vedere anche l'Europa, perché siamo passati come primi, quindi schiffiamo il turno preliminare, siamo direttamente agli ottavi di Conference League. Ok, va bene, non dovevamo svincolare Pinamonti, porca miseria. Vabbè, al massimo lo possiamo ricomprare, dai. Cioè, effettivamente Pinamonti era un nostro giocatore, dai. Quindi a male estremi, estremi rimedi. Primi semifinali di Coppa Italia, però veniamo brutalmente eliminati dal Napoli 4-1. Vinciamo però 3-0 contro l'Anversa, dovrebbero essere i quarti di Conference. Il totale è 4-1, quindi siamo in semifinale. Attenzione alla Coppa Italia con il Napoli, 6-4 eliminati, arriva la conferma. Semifinale di Conference, perdiamo però 3-2 la partita di andata, il totale è 6-4, barretta rossa. Attenzione, attenzione, stop. C'è un po' di gente che vuole andare via e quindi l'accontentiamo. Anche Kumbulla, perché Kumbulla vuole andare via? Per i soldi? Te li diamo subito, Kumbulla. La barretta adesso è leggermente più alta, però rischiamo comunque tantissimo. Facciamo l'ultima partita contro l'Udinese, che vinciamo 4-0. Non stiamo seguendo i piani secondo la società, andiamo subito a vedere la classifica. Quinti, dai, però l'obiettivo era quello di arrivare a una competizione europea e comunque ci siamo arrivati senza attaccanti. Ci serve Pinamonti comunque, signori, perché Moro, boh, cioè sta rendendo forse bene. 20 gol per Laurentier, 18 gol per Moro, 17 gol per Berardi, di cui 10 in campionato. Sì, comunque, anche se non c'è l'attaccante titolare, quello pesante, comunque Berardi non è che segna tantissimo.
tantissimo. Ecco, e visto che siamo anche a rischio esonero, secondo me, signori, ci tocca riprendere Pinamonti. Moro comunque ha fatto 18 gol, sta crescendo piano piano, però è un 76, bisogna vedere un attimo Pinamonti. Comunque, Domenico Berardi fa 10 gol in campionato. Classifica aggiornata perché in un colpo solo supera Gilardino, Del Piero, signori, Amrin e si mette a meno 4 da Ciro Immobile. Mamma mia, ci siamo ragazzi, ci siamo. 33 anni, Berardi non molla. Sesta stagione appena iniziata con la barretta rossa, ma almeno per adesso non dovrebbe essere un problema. Vi voglio però far vedere due cose. La prima, Berardi che è sceso addirittura a 90. La seconda è che ho messo nella mercato Pinamonti, ma come potete vedere non ha neanche l'overall. Questo vuol dire che è sotto l'82 e ha 29 anni. Invece il nostro Moro è un 76 e ha 27 anni. Cioè, ci conviene davvero fare questo change? A questo punto mi sa di no. Continuiamo così e chi si è visto si è visto. Forza Berardi, non mollare. Ci vediamo direttamente il 1° gennaio 2029. Facciamo il recappino dell'Europa League, recappino del campionato e recappino di Berardi, che vuole andare almeno a quota 200. 1° gennaio 2029, andiamo a vedere la classifica perché siamo decimi con 28 punti. Mamma mia, la squadra non gira più. Eppure, a parte l'attaccante, poi tutti gli altri sono cresciuti, Torati in 82, Flamingo in 85, Doig in 89. Questa squadra mi ha sorpreso in positivo nelle prime stagioni perché siamo arrivati subito in Europa League, però adesso mi sta deludendo. È giusto dirlo, cavolo. Per quanto riguarda invece l'Europa League, primi del girone, quindi skippiamo i sedicesimi e andiamo direttamente agli ottavi. E questa è una cosa positiva. Andiamo a vedere Berardi come sta messo a livello realizzativo. 5 gol. Mamma mia, 34 anni. L'età si inizia a far sentire, cavolo. Luca Moro ne fa 6, raga. Ne fa 6. No, ha mercato, ragazzi. Ha mercato. Pinamonti ha fatto adesso gli 82. Trattiamo subito con il Milan. No, ho bisogno dell'attaccante, raga. Ho bisogno dell'attaccante. Luca Moro come contropartita. Quanto vale? Boh, non mi ricordo neanche. Più 20 milioni. Vediamo un po' che cosa ci dice. Affare fatto, signori. Pinamonti torna al Sassuolo. Abbiamo bisogno di te, Andrea. Scusami se ti abbiamo praticamente buttato come, non lo so, spazzatura. Ma adesso cerchiamo di mettere da parte l'orgoglio e cerchiamo di tirare su questo Sassuolo. Effettivamente Pinamonti in game stava rendendo tantissimo e quindi potrebbe essere quella la carta che ci manca. Anche perché Berardi non è che sta segnando tantissimi gol, quindi va bene così, cioè ci sta a riprendere Pinamonti. La squadra ha bisogno di lui. Gli metto anche il piano di crescita più adeguato alle sue caratteristiche, visto che alla fine ha 29 anni e quindi può crescere ulteriormente. 35 settimane, diventa un 83, va bene. Non ci resta a questo punto che continuare la simulata. Ci vediamo direttamente al termine della sesta stagione. Quarti di Europa League contro il PSV. Vinciamo 3-1 la partita di andata. Il totale è 5-2, quindi siamo in semifinale. Siamo in semifinale anche di Coppa Italia contro il Napoli, 4-4, quindi chi è passato non si sa. Semifinale contro la Real Sociedad, 2-1 la partita di andata. Il ritorno, il totale è 4-2. Siamo eliminati, siamo però in finale di Coppa Italia, che perdiamo 4-2, non riusciamo a portare a casa un titolo, raga. Siamo ancora 0 trofei, ma com'è possibile? Mamma mia, oh, cioè, sfortunatissimi, finale perse rigori, semifinale di Europa League, l'anno scorso semifinale di Conference, una sfortuna tremenda. Questa è la classifica, nono posto, e quindi siamo praticamente fuori da tutto. Ma questo è un bene perché l'anno prossimo ci possiamo concentrare solo sul campionato e di conseguenza Berardi si può scatenare. Andiamo a vedere subito le statistiche, perché il capocannoniere è Pinamonti, che ne fa 26, Laurenti ne fa 20, Volpato ne fa 18, Berardi ne fa solo 8 in campionato. Porca miseria. Però ragazzi, io dovevo prendere Pinamonti, lo dovevo prendere, perché altrimenti qui rischiamo l'esonero. Cioè, io voglio bene a Mimmo, lo sappiamo che questo è l'obiettivo di questa challenge, farlo salire sempre di più. Il problema è che non possiamo essere esonerati, quindi preferisco che lui faccia 6-7 gol in meno, ma che noi riusciamo ad andare avanti nel progetto, Classifica aggiornata perché Berardi sarà 204, quindi Super Immobile si porta a meno 1 da Roberto Baggio. L'obiettivo l'anno prossimo è superare Baggio e Di Natale e mettersi alle spalle di José Altafini e Giuseppe Meazza. Settima stagione appena iniziata con Berardi che è diventato un 89. La barretta è arancione, siamo come sempre a rischio esonero. L'obiettivo è quello di arrivare in una competizione europea e proprio per questo motivo ho deciso di fare un piccolo strappo alla regola. Voglio prendere un nuovo portiere. Turati è un 82, ma non sta crescendo a dovere. 27 anni,
anni, è stato anche tantissimo penalizzato dalle prime stagioni perché ha giocato sempre con il morale a pezzi per colpa di Pegolo. Quindi diciamo che si è un po' bloccato all'inizio, dove era fondamentale per lui crescere il più possibile. Per questo motivo ho messo sul mercato Christian Meyer, rigenerazione di Manuel Neuer. Trattiamo subito quindi con il Milan. Ci metto Turati come contropartita, che vale 20 milioni, e vicino ne metto 40 per arrivare più o meno a 60. Allora ne vogliono 44 a fare fatto. Però adesso abbiamo un super portiere e sapete benissimo quanto sia importante nelle simulate avere un portiere forte, forte, forte. Piano di crescita inserito. Questo giocatore ha addirittura il potenziale per diventare speciale. Era quello che ci serviva. Non ci resta allora che simulare. Ci vediamo questa volta direttamente a gennaio. No, direttamente no, questa volta no, perché ci vediamo sempre a gennaio. Stavo dicendo, questa volta ci vediamo alla fine, perché non abbiamo competizioni europee, ma c'è la Supercoppa Italiana. E quindi, signori, la possibilità, è stato pintato Chiara Ferragni all'Arsenal, Ferri 16, c'è la possibilità quest'anno di portare a casa il primo titolo. E quindi la Supercoppa la voglio vedere insieme a voi. Ad un passo dalla storia. Oh mio Dio, ma come, avete visto? Avete visto? Intanto aspetta, 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 facciamo prima la Supercoppa Italiana con la Fiorentina. Vinciamo 3-1 con il Milan in finale. Perdiamo 3-2. Niente, ragazzi, Mimmo Berardi, l'eterno sconfitto. Ma quanti gol sta facendo Berardi? È salito! Incredibile, è salito a 36 anni. Ma cosa vuol dire? Non ci sto credendo, ragazzi. Berardi, incredibile. Com'è possibile? Com'è possibile tutto questo? Berardi 17 gol in 19 partite. È cresciuto a 35 anni, era sceso a 89. Com'è possibile, ragazzi? Mimmo, mi fai piangere primi. Oh mio Dio, è il portiere, raga. È il portiere che ha praticamente cambiato la squadra da così a così. Meno gol subiti, più punti fatti, il morale che si alza, di conseguenza i giocatori che rendono di più e segnano di più. Era una mossa che dovevo fare anche prima, però non volevo, tra virgolette, facilitare il tutto. Però era una mossa che bisognava fare. Mamma mia, incredibile, ragazzi, sto per piangere. Simuliamo tutta la stagione, quindi ci vediamo direttamente il 31 maggio. Stiamo perdendo qualche punticino di troppo nell'ultima parte della stagione, proprio nell'ultimo mese. 3-3 con il Cagliari, sconfitta anche con il Parma. Però passiamo la finale, passiamo la semifinale. Quindi siamo in finale di Coppa Italia per la seconda volta consecutiva. Questa volta contro il Milan. 3-2, primo titolo. Primo titolo ufficiale per il Sassuolo. E attenzione, attenzione, campione d'Italia. No, quarti. Cavolo, cavolo, quarti, quarti. Mamma mia, Berardi 90, Cumbulla infortunato, porca miseria. Statistiche, 27 per Pinamonti, 20 per Berardi. Mi aveva fatto sognare nella prima parte, ma va bene così. Per come si era messa la situazione, avrei firmato per vedere, per avere 16 gol con Berardi al termine della settima stagione, con Berardi a 35 anni. Aggiorniamo quindi la grafichina con Berardi che sale a 220 e di conseguenza supera Baggio, Altafini, Di Natale, Meazza e si mette lì alle spalle di Nordal. Mamma mia. Allora, secondo me, per come si è messa la situazione, possiamo avere come nuovo obiettivo il podio. Invece Totti e Piola credo che siano imprendibili. Però vediamo. Ottava stagione appena iniziata con la barretta che di colpo è crollata sul rosso. Mamma mia. Non so ancora per quanti anni riusciremo ad andare avanti, però noi facciamo il possibile. Completando gli obiettivi è leggermente salita Cumbulla, ancora 2-3 settimane poi rientrerà dall'infortunio. Berardi, vi comunico che è sceso di nuovo ad 89. Va bene, magari l'89 gli porta bene, visto che l'anno scorso ha fatto il devasto. Non ci resta a questo punto che simulare. Siamo anche per la prima volta in Champions League. Ci vediamo direttamente il 1 gennaio, così giochiamo, anzi il 4 gennaio, così facciamo la Supercoppa insieme e facciamo il recap del campionato, della Champions League e di Berardi. Italia vince il mondiale! Incredibile, incredibile! Spero che abbia segnato 45 gol Berardi, visto che era stato convocato. Comunque, nel girone abbiamo beccato Bayern Monaco e Barcellona. Mamma mia! E battiamo sia il Barça sia il Bayern. GG! Me lo dovevo dire prima, cioè non potevo non dirvi nulla. Siamo arrivati praticamente adesso al 4 gennaio, possiamo skippare. Contro l'Inter vinciamo 2-1, contro la Juventus in finale vinciamo 2-1 e quindi secondo titolo per Berardi e per il Sassuolo. Aggiorniamo poi la grafica al termine della stagione. Andiamo subito a vedere la classifica, perché siamo primi di nuovo con 40 punti, addirittura con una partita in meno. Quindi se vinciamo andiamo a 40
83 e quindi ha più 7. Berardi mantiene gli 89 e segna solo 2 gol, anzi no no, 7, scusatemi, la prima è la Champions. 2 gol in Champions ma 7 in Serie A. Va bene, va benissimo ed è il miglior marcatore insieme a Pinamonti e ha raggiunto i 36 anni, va bene. Possiamo quindi continuare con la simulata, siamo anche agli ottavi di Champions contro il Wolfsburg. E allora signori possiamo simulare tutto, ci vediamo il 31. Anzi, commentiamo insieme la Champions perché vinciamo 2-0 la partita contro il Wolfsburg all'andata e quindi ipotechiamo il passaggio del turno. Sto vedendo anche comunque discrete partite in campionato, vinciamo 3-1 con la Cremonese, il totale è 3-1 con il Wolfsburg, siamo ai quarti di Champions League. Dove becchiamo il Bayer Leverkusen, siamo anche in semifinale di Coppa Italia, 2-1 la partita di andata contro il Bayer. Il totale è, vediamo, 3-1, quindi siamo in semifinale di Champions League. Ora c'è il PSG, il 2-1 all'andata, incredibile, incredibile, 4-3, siamo in finale di Champions League. Finale anche di Coppa Italia che perdiamo 3-1 e vabbè, mi fermo un attimo perché la finale è contro il Borussia Dortmund. Ho intravisto però l'Inter campione d'Italia. O era la Coppa Italia quella? E nel frattempo Berardi 89. Andiamo subito e no no no, abbiamo vinto ragazzi, abbiamo vinto il campionato, tutti gli obiettivi completati. Quella era la Coppa Italia, avevo visto una coppa però ho visto male. 79 punti, vinciamo il campionato con il Sassuolo all'ottava stagione. Prima di vedere però le statistiche e i gol di Berardi, andiamo a giocare la finale di Champions con il Borussia Dortmund di Joao Felix, di Miretti, di Bremer, di Joao Cancelo a sinistra. Andiamo subito al risultato. La finale finisce così, con gol di Berardi al 16° minuto, 1-0 Sassuolo, di Cortomuso vinciamo la Champions League. E allora signori, adesso calma, perché questa potrebbe essere l'ultima stagione di questo progetto con il Sassuolo. Berardi quanti gol ha segnato? Vediamo, 15 totali, di cui 11 in Serie A. Abbiamo vinto la Supercoppa Italiana, la Champions League e il campionato, quindi sono 3 titoli. L'anno scorso abbiamo vinto anche la Coppa Italia, quindi abbiamo vinto tutti i trofei possibili, tutti quelli a disposizione li abbiamo vinti. Classifica schermo, perché Berardi sale a quota 231, supera Nordahl e si mette quindi sul gradino più basso del podio. Adesso c'è Francesco Totti a 250 e Silvio Piola imprendibile a 274. Io però mi fermo qui, anche perché Berardi ha raggiunto i 36 anni, l'anno prossimo ne farà 37, quindi preferisco fermarmi qui. Abbiamo comunque fatto 8 stagioni, volendo ragazzi, volendo si può continuare, anche perché rinnovando il contrattino di Berardi a metà di ogni stagione possiamo non farlo mai ritirare e quindi potenzialmente possiamo continuare in eterno. Ma ovviamente Berardi nella vita reale non può continuare in eterno, già è tanto che è arrivato a 36 anni con 89 di valutazione. Quindi io mi fermo qui e mi accontento tra virgolette di 231 gol, terzo posto nella classifica all time dei marcatori della storia della Serie A, campionato vinto con il Sassuolo, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Champions League, un mondiale, perché avete visto durante la simulata che Berardi ha vinto anche il mondiale con l'Italia. Quindi io mi fermo qui. Sono soddisfatto di quello che siamo riusciti a fare. Peccato per qualche gollettino di troppo perso nelle prime stagioni, no, ma c'è stato un periodo tipo la terza, quarta, quinta annata dove Berardi ne ha fatti pochi e quindi con qualche gollettino in più si poteva forse prendere anche Francesco Totti, ma Piola è comunque imprendibile. Io vi saluto e vi ringrazio. Chiudiamo con la squadra schermo, senza fare mercato, tranne l'acquisto di Meyer, siamo comunque riusciti a tirar fuori una squadra veramente, veramente bella. Quindi io sono soddisfatto di questa super rebuilding con il Sassuolo di Berardi. Qui dal Sassuolo è tutto, ci vediamo domani, bella!